brothers and sisters, heads and representatives of the Christian churches and ecclesial communities and of the world religions. Dear friends, era il 27 ottobre 1986 quando Giovanni Paolo II invitò ad Assisi i massimi rappresentanti delle chiese cristiane, oltre a 60 rappresentanti di altre religioni, compreso il Dalai Lama. Un evento di rilevanza storica, non essendo fino ad allora mai stato organizzato un incontro interreligioso di tale portata. Era nato lo spirito di Assisi, termine che Giovanni Paolo II coniò per indicare un modello di dialogo tra religioni basato sulla fraternità. E dal 1986 questo spirito si è diffuso un po' ovunque, conservando la forza viva del momento in cui è scaturito. L'incontro fece fare alla Chiesa uno straordinario balzo in avanti verso le religioni non cristiane, che apparivano vivere, fino in quel momento, in un altro pianeta, nonostante l'insegnamento di Paolo VI nella sua prima enciclica Ecclesiam Suam e del Concilio Vaticano II con la dichiarazione Nostra Aetate. Assisi è stato il simbolo, la realizzazione di ciò che deve essere il compito della Chiesa, per vocazione propria, in un mondo di pluralismo religioso: professare l'unità del mistero della salvezza in Gesù Cristo. E quando Giovanni Paolo II cercò di spiegare ai cardinali e ai membri della curia ciò che era avvenuto ad Assisi, pronunciò un discorso illuminante per la teologia delle religioni, soffermandosi sul mistero di unità della famiglia umana, fondata al tempo stesso sulla creazione e sulla redenzione in Gesù Cristo, disse: le differenze sono un elemento meno importante rispetto all'unità, che al contrario è radicale, fondamentale e determinante. Assisi ha permesso così ad uomini e donne di testimoniare un'esperienza autentica di Dio nel cuore delle loro religioni. Ogni preghiera autentica, aggiunse Giovanni Paolo II nell'incontro con la curia e con i cardinali, è ispirata dallo Spirito Santo che è misteriosamente presente nel cuore di ogni uomo.